Senti, si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, del dopo Bassolino, no? Cerchiamo di guardarlo dall'interno del PD, con tutte le polemiche che lei certamente avrà seguito, ma anche dalla visuale del Popolo della Libertà. Voi in particolare, per il dopo Bassolino, che cosa immaginate? Siete pronti? Avete un programma, una leadership, un qualche cosa di Io ho bello un candidato in testa che e pronto? A parte comincia il per la candidato, B. una Beh, leadership. no, allora, la leadership si costruisce. Però il candidato può essere ammiccante, chi? Ma Io sono convinto che Bertolaso farebbe benissimo il presidente della Regione Campania. Ha dimostrato in questi mesi di essere presente sui problemi, non daremmo di non. un'idea anche, mi perdoni così, l'immagine, no? Della protezione civile e quindi dell'emergenza continua. Noi campani, napoletani siamo anche un po' superstiziosi, no? Ma non mi pare che Bertolaso dia l'immagine di una persona che Dell'orientatore ha certamente bisogno di no. pratiche scaramantiche, anzi mi sembra uno sempre molto sorridente, molto attivo, molto presente. Guardi, la Campania non ha bisogno di un solo uomo. Napoli e la città non hanno bisogno solo di un sindaco, hanno bisogno di una squadra di governo, di una classe dirigente. Oggi in Campania purtroppo il centrosinistra, lo dico perché la realtà ha fallito sia nell'individuazione dei leader ma anche nella scelta della classe dirigente e della classe di governo. Io sono convinto che noi dobbiamo fare come centrodestra molto di più e molto meglio. Abbiamo bisogno ovviamente di avere però una guida autorevole, di chi abbia capacità anche manageriali per mettere tutti a lavorare e metterli nelle condizioni di lavorare bene. Io ho fatto un nome perché non è un napoletano, non è un politico di professione, è uno che però si occupa di pubblica amministrazione da sempre e mi pare che lo stia facendo in silenzio, tranne quando deve andare all'esterno e portare avanti progetti concreti. Allora, siamo in prossimità del Natale, quindi comunque c'è un clima natalizio e nonostante la crisi da recessione, come se la passano i politici? Nel senso, con che sentimenti vivono il fatto che tanta gente, con quello che guadagna non riesce ad arrivare a fine mese? C'è consapevolezza che il nostro è un ruolo di ancora maggiore importanza e quindi che anche le nostre azioni devono essere rapportate a una situazione di carattere generale che non è certamente felice. Io penso che questo debba sposarsi anche con la tranquillità di avere la coscienza a posto. Cioè chi lavora, ma questo non solamente in politica, in qualsiasi attività professionale, chi lavora con serietà e con coerenza, con impegno, alla fine può addormentarsi con la coscienza a posto. Ovviamente la politica ha un obbligo in più, proprio perché rappresentiamo gli interessi dei napoletani e dei campani, di offrire progetti concreti. Io sono convinto che Napoli debba ripartire da due progetti concreti, questo per evitare di apparire, come dire, un qualunquista e senza entrare nello specifico delle questioni. Napoli è una città che ha due grandi aree urbane che possono rappresentare certamente un volano di sviluppo. Un'area urbana che è quella di Napoli Ovest, Bagnoli, che deve avere necessariamente, dal mio punto di vista, uno sviluppo turistico, e dall'altra parte l'area della zona industriale, Napoli Orientale, Napoli Est, che viceversa ha chiaramente una inclinazione allo sviluppo industriale. Se la prossima amministrazione comunale e la prossima amministrazione regionale saranno in grado di concretizzare i progetti di cui si parla da 15 anni, io sono convinto che ci saranno più posti di lavoro, più ricchezza, più sviluppo e quindi più giustizia sociale, perché poi se c'è più lavoro, più ricchezza e più sviluppo, alla fine si determina anche maggiore giustizia sociale. L'ultima domanda, onorevole Tagliatella, che è talmente provocatoria che per evitare l'imbarazzo della risposta io le do 10 secondi perché è anche il Sono tempo che abbiamo curioso. a disposizione. Si parla di questa possibile alleanza sia per le regionali che nelle province della Campania tra centrodestra e i popolari di De Mita. È un inciucio o qualcosa di più? Ma innanzitutto 10 sì, i secondi. popolari non sono rappresentanti solo da De Mita. I popolari Mi sono riferivo rappresentati. ai popolari di De Mita. No, voglio dire, Zinzi era dall'UDC, se usiamo un termine più al quale si è UDC. aggregato De Mita, voglio dire, c'è l'UDC al quale si è aggregato De Mita. Io sono convinto che tra persone di buona volontà si può sempre trovare un accordo.
Bene, grazie all'onorevole Marcello Tagliatela, deputato del Popolo della Libertà, grazie a voi, i saluti da Anna Di Chiara. Onorevole, grazie ancora di essere intervenuto ad Agorà. A voi. Grazie a tutti di averci seguito, arrivederci e buon proseguimento con il gruppo Lunaset. E auguri.